tornare a capo dai gialli, dalla politica. Ti abbiamo visto sempre in televisione, adesso ti vediamo molto attiva per le politiche giovanili di questa regione che servono, e in particolare quello che interessa a noi, lo sport. In questo momento a Genova c'è qualcosa di particolare, Genova è piena di fiori, bellissima, quello che avete fatto a Nervi, però il Genoa ha portato qualche cosa di particolare, questa Coppa Championship che molto probabilmente farà gola a tanti anche nel futuro. Cosa ne pensi? Ma io penso che questa sia stata una primavera di fiori sicuramente, in cui Genova e la Liguria sono sbocciate, ma sia stata una grande primavera anche di sport, con degli eventi sportivi importantissimi come la Coppa Davis, la Fed Cup, il Giro dell'Appennino, tra poco avremo anche la partita del cuore. Lo sport sta andando avanti insieme alla cultura e agli eventi e sta dimostrando di essere un grande motore di promozione per la nostra città e per la nostra regione. È chiaro che questa Coppa e la presentazione di questa Coppa oggi si inserisce assolutamente in questo percorso, in cui lo sport non deve essere vissuto come qualcosa di a sé stante, ma come un fattore trasversale nella nostra società e nelle nostre vite, e anche come fattore culturale. Per cui non c'è diversità tra una coppa, un fiore, un evento culturale che riesce ad attrarre. Questa è la dimostrazione, perché noi abbiamo una coppa che arriva qua e che ha un valore storico, perché la prima coppa assegnata al calcio italiano, quindi è del Genoa perché l'aveva vinta il Genoa, quindi onore al merito del Genoa, questa poi è la coppa dell'onore, ma è un pezzo di storia del nostro calcio, del nostro sport e anche della nostra città e della nostra regione. Questa coppa viene esposta in un museo e io mi auguro diventi tappa di visite dei tifosi sicuramente, è giusto tifare, ognuno ha la propria squadra del cuore e questa sicuramente è la fondazione del Genoa e dei genuani, ma magari può diventare tappa anche per chi arriva da fuori, si fa incuriosire e vuol venire a vedere che cosa il sacro graal, lo vogliamo definire così, del calcio italiano. È sicuramente un elemento in più, uno stimolo in più, un momento di promozione in più e una tappa in più nei viaggi di turisti e non solo nella nostra città. E questo credo che si inserisca in un percorso che Fondazione Genoa ha fatto a livello culturale importante, perché questa fondazione, al di là di quello che poi uno può tifare e non tifare, non c'entra, ma questa fondazione ha saputo dialogare con le altre realtà culturali come Palazzo Reale, con una bella mostra che è stata fatta dove altre coppe sono state esposte, ha saputo dialogare e realizzare eventi al Teatro Carlo Felice, fare un accordo di promozione reciproca con il Teatro Carlo Felice, dimostrando appieno come il calcio può essere motore anche per una riflessione culturale. E questa coppa credo che alla fine simboleggi tutto questo.